In Liguria i positivi al virus sono 4.706, 43 meno di ieri. Nella nostra provincia non si registrano nuovi decessi. Giornata internazionale dell'infermiere, grazie unanime agli eroi dell'emergenza coronavirus. Un tavolo permanente per la gestione dell'emergenza sanitaria, la richiesta di 13 sindaci dello Spezzino. RSA Sacro Cuore di Brugnato, stamani la visita di ASL 5 per decidere l'ammissione dei nuovi ingressi. Messa in sicurezza della strada della Ripa, al via oggi il secondo e terzo lotto dei lavori. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. In apertura il quadro dei dati dell'emergenza coronavirus. In Liguria le persone positive al virus sono 4.706, 43 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 482, 40 meno di ieri, mentre le terapie intensive sono 35. Le persone guarite non più positive sono 2.856, 66 più di ieri. I decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono a 1.299, 8 più di ieri. Si registra però anche un dato positivo, ovvero che in ASL 5, cioè nella nostra provincia, non si sono registrati nuovi decessi e i pazienti ricoverati sono 42, mentre le terapie intensive sono 5. E si celebra oggi la Giornata Internazionale degli Infermieri, una categoria al centro della cronaca per il servizio che sta dando all'intera comunità. Mentre si contano, dice il sindacato FIALS, 12.000 infermieri contagiati dal Covid-19 e 39 morti. A loro dedica la sua preghiera anche Papa Francesco, che nella messa a Santa Marta parla di una professione che è qualcosa più di un lavoro, è una vocazione. Jacopo Cidale ha intervistato per noi Francesco Falli, presidente provinciale dell'Ordine degli Infermieri. Oggi è la Giornata Internazionale dell'Infermiere, una festa che quest'anno ha un valore ancora più particolare. Il 12 maggio da sempre, da molti anni, è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. E mai come quest'anno la nostra professione ha avuto tanto riscuono, tanta visibilità. Francamente è un effetto collaterale di una tragedia. E credo un merito di questa professione e dei professionisti che ne fanno parte è stato quello di reagire superando anche l'angoscia, l'incognita, le paure, superando la grande difficoltà organizzativa, l'emergenza. Non dimentichiamo che la sanità nazionale non è brillante, non è perfetta. Il nostro ordine spesso ha ricordato le carenze di dotazione organica o le carenze di investimenti. Per esempio, un grande aiuto avrebbe potuto dare, e questo è anche un auspicio per chi arrivi presto, la presenza già instaurata, effettiva sul nostro territorio dell'infermiere di famiglia, soprattutto per quelli che ovviamente non hanno bisogno di recarsi in ospedale. Infermieri quindi in prima linea contro il coronavirus, purtroppo alcune volte si ritrovano loro ad essere contagiati. Sappiamo che nel nostro territorio tanti colleghi sono stati ricoverati, molti colleghi sono risultati positivi, per fortuna asintomatici, e tanti colleghi proprio per una scelta di precauzione, per evitare di essere loro stessi portatori nei confronti dei familiari, hanno scelto di non andare a casa, si sono fatti ospitare o sono andati in strutture. Tra l'altro alcuni titolari di bed and breakfast hanno messo anche a disposizione le loro stanze gratuitamente. C'è stata una grande solidarietà nei confronti della professione, nei confronti di tutta la sanità. Ringraziamo tutti, e poi lo faremo in maniera compiuta, spero, anche grazie a voi. E dicevo, questi colleghi non si sono recati a casa per evitare di portare un rischio nelle loro case, nelle loro famiglie, pensiamo ai loro figli molto piccoli o ai genitori anziani, e quindi questo li ha portati a continuare a lavorare e a uscire da quelli che erano i binari della vita, della quotidianità. Quindi, in questa giornata è necessario ricordare tutti, le persone che hanno sofferto, le persone che hanno, purtroppo, che non ci sono più, le loro famiglie, e credo sia giusto ricordare gli infermieri e tutti quelli che nella sanità, tanti, tantissimi, si sono dedicati e si stanno dedicando ad affrontare questa grande emergenza. Sono arrivate a Sarzana nei giorni scorsi altre 10.000 mascherine dalla Cina, precisamente dalla città di Linhai, grazie al supporto della comunità cinese locale. Questo carico si aggiunge alle molte donazioni arrivate alla città da istituti religiosi, civili e imprenditori, uniti sotto il segno della solidarietà.
un tavolo permanente per la gestione dell'emergenza coronavirus. È questa la richiesta che arriva da 13 sindaci della nostra provincia appartenenti all'area di centro-sinistra. Sentiamo l'intervista al sindaco di Bolano, Alberto Batilani, realizzata da Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Sindaco, lei e altri suoi 12 colleghi sindaci del territorio appartenenti all'area del centro-sinistra avete inviato una lettera al presidente della provincia e al prefetto perché si convochi regolarmente la conferenza dei sindaci, perché ci sia un tavolo permanente di ascolto del territorio nella gestione dell'emergenza sanitaria. Sì, diciamo questa, la fase 1 si è contraddistinta di un'anomalia che non era mai successa da quando io faccio l'amministratore dal 1999, nel senso che i sindaci, cioè nella conferenza dei sindaci non ha mai partecipato l'assessore Viale e il presidente Totti se non in ultima occasione. E anche da parte dei vertici nuovi dell'ASD, questo diciamo patto di negarsi a un confronto con i sindaci, che sono l'espressione del territorio, che chiedono domande sull'emergenza pandemia, diciamo, su una situazione molto grave, e vogliono essere diciamo informati e soprattutto vogliono partecipare a quella che è la fase 2. Partendo appunto dal dato negativo di questa mancanza di coinvolgimento, c'è quasi una diffidenza nei nostri confronti, e io l'ho notata anche, io ho partecipato al comitato ristretto come presidente del comitato ristretto dei sindaci, come presidente del distretto numero 17, devo dire che anche in questa occasione ho notato molta diciamo diffidenza, quasi diciamo a comunicare i dati che per loro sono positivi. Io ho una percezione diversa che deriva diciamo dalla mia esperienza di amministratore e dal fatto diciamo che anche noi parliamo diciamo con i medici, con gli infermieri, con gli utenti. Chiediamo però che ci sia una possibilità di confrontarci con i vertici dell'ASL. Non riusciamo a capire perché si negano. Senta, invece lei ha nominato la fase 2, la Regione ha deciso di affidare la gestione della fase 2 dell'emergenza sanitaria ad Alisa, commissariando di fatto le ASL territoriali. Se fosse andato tutto bene, come cercano di raccontarsi, naturalmente non ci sarebbe stato bisogno di nominare Alisa come il commissario unico per tutta la Regione. Devo dire che anche in questo il presidente Totti e l'assessore Viali si sono distinti in una cosa che non era mai successa. Sono riusciti a un'impresa unica, quella di commissariare un commissario nominato da loro. I vertici ASL hanno bandito una procedura per assumere 10 operatori sociosanitari tramite mobilità extraregionale. La questione è che da tempo nella nostra ASL vi sono 158 OS che lavorano da anni in regime di appalto prorogato più e più volte. Ad affermarlo è Guido Mellei, del gruppo Leali La Spezia, che continua. Chiediamo al commissario Troiano se è consapevole che la vertenza dei 158 OS spezzini meriterebbe una soluzione definitiva o se per lei si tratta di lavoratori fantasma che non hanno alcun diritto e possono essere scavalcati da 10 neoassunti senza concorso da altre regioni. E sono 10 gli anziani degenti ancora positivi ricoverati nella RSA Sacro Cuore di Brugnato. È il dato che emerge grazie all'esito degli ultimi tamponi. Stamani ASL 5 ha fatto visita alla struttura per verificare che possa essere presto riaperta per ospitare nuovi pazienti non Covid. Un aspetto fondamentale per mantenere i livelli occupazionali in una RSA che ha avuto oltre 1 milione di euro di perdite nei mesi di emergenza. Laura Ivani e Davide Morina. Ci troviamo davanti alla struttura, la RSA del Sacro Cuore di Brugnato, una delle RSA che sono state colpite in questa emergenza sanitaria dal problema del coronavirus. Siamo con il presidente del Consorzio Campo del Vescovo che gestisce questa struttura, Don Mario Perinetti. Qual è ad oggi la situazione? La situazione, come poi vi spiegherà meglio Roberto, si sta veramente, diciamo, rinnovando, nel senso che abbiamo
passato i momenti brutti, ma adesso effettivamente c'è una schierita grossa. Comunque sono stati due mesi molto duri da ogni punto di vista. Ci sono state anche delle polemiche sulla gestione dell'emergenza. Lei che cosa si sente di dire? Noi l'emergenza l'abbiamo affrontata veramente preparati. Ci siamo trovati spiazzati da questi due ingressi che venivano dall'ospedale, non essendo tamponati, ci siamo trovati senza, non è colpa nostra, ci siamo trovati, diciamo, impelagati in questo dramma che purtroppo poi ha mietuto dalle vittime che non ce l'aspettavamo, però abbiamo reagito molto bene e quindi siamo riusciti ad arrivare a una situazione che oggi si sta, diremo, completamente risolvendo. Ecco, parlando del futuro, ci sono delle preoccupazioni che muovono in questo momento l'animo di chi dirige questo Sacro Cuore? Il problema principale è che oggi, cioè, noi abbiamo tutto il personale a disposizione e mancando 40 posti c'è il pericolo che vogliamo. Paventiamo il pericolo di aver messo in cassa integrazione, infatti stiamo spingendo su Genova, sulla Spezia, perché vengano incontro e non ci mettano in condizione di mettere il personale, diciamo, in aspettativa. Sono arrivati anche gli ultimi tamponi, qual è adesso il quadro della situazione all'interno del Sacro Cuore? Sì, sono arrivati gli ultimi 30 tamponi, di cui 28 sono venuti negativi, 2 sono rimasti positivi ma asintomatici, pertanto il nucleo rosso, diciamo così, attualmente è composto solo da 10 pazienti. Tutto il resto è stato sanificato in profondità ed è diventato finalmente nucleo verde. Sono 104 i pazienti attualmente che ospitiamo, possiamo dire che stanno tutti bene, almeno per il momento, e ovviamente compatibilmente con la loro età e con le loro patologie. Abbiamo ultracentenarie che stanno brindando per o esserne uscite o non esserci mai entrate. Per cui siamo, diciamo, in un momento che ci dà un po' più di tranquillità. Grazie anche al personale che veramente con grande spirito di abnegazione ha dato il meglio di sé, questa struttura oggi può tirare un sospiro di sollievo. Proprio questa mattina stiamo aspettando la commissione dell'ASL che dovrebbe darci l'ok per poter riprendere nuovi pazienti. Donatella Bianchi entra nel comitato di Vittorio Colao per la ripartenza dopo l'emergenza. La nomina della presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, all'interno del comitato di esperti, diretto da Vittorio Colao, è la scelta giusta, perché premia competenza e visione. Così il direttore generale del WWF Italia, Gaetano Benedetto, ha commentato la nota di Palazzo Chigi. Donatella Bianchi, anche presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, è stata scelta per il suo ripetutamente dimostrato interesse verso ambiente e sostenibilità. E la ventilata ipotesi del Ministero della Difesa di cedere in affitto parte del suo patrimonio, impianti, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, sia a soggetti pubblici sia a partner dell'industria civile di settore, senza un piano organico di sviluppo e rilancio delle strutture, a partire dalla base navale Spezzina, si configura come una mera dismissione di un immenso patrimonio solo per fare cassa. È una logica che non possiamo avallare. Così le segreterie provinciali di FP-CGL, CISL-FP e UIL-PA. Sono mancati gli aiuti alle imprese, inoltre lunedì 18 maggio molte attività riapriranno senza conoscere ancora le linee guida. Questa mattina una videoconferenza in Confcommercio. Vediamo il servizio di Selene Ricco. Confcommercio delusa dalle misure prese dal governo, aziende in difficoltà, possiamo definire vane le vostre attese. Siamo fortemente delusi perché anche l'ultimo DPCM, di cui se ne conosce a larghe linee qualche traccia, ma i dati sembrano essere quelli, conferma che l'Italia è stato l'unico paese che ha invertito l'ordine dei fattori. Gli altri paesi hanno cominciato a dare il fondo perduto immediatamente per rifondere dalle spese vive mancate le attività che sono state costrette a chiudere, le andate immediatamente in liquidità sui conti correnti. In un secondo tempo sono ricorse ai finanziamenti garantiti al 100% dai loro paesi. In terza analisi poi sono intervenute anche le misure regionali di finanziamenti regionali. Noi abbiamo fatto l'opposto, abbiamo cominciato a dire fai i debiti se vuoi. Tutti quelli che hanno chiesto quei 25.000 euro garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia, pochissimi l'hanno avuto.
però è un debito. Poi è stato annunciato il fondo regionale, subito stoppato perché doveva uscire il decreto aprile-maggio che uscirà ora, quello col fondo perduto. La gente nel valutare l'entità del fondo perduto ha stoppato la richiesta di finanziamenti a quelli regionali. Morale, oggi siamo ancora in procinto che stiamo attendendo ancora questa misura. Se ne conosce le grandi linee, la connotazione, sappiamo che sono briciole rispetto a quanto è stato perso in questi 3 mesi di chiusura. Saranno molte le attività che lunedì 18 riapriranno, ma mancano le linee guida. Come si sta comportando Confcommercio? Per il momento possiamo solamente aspettare, perché queste linee guida non sono state ancora pubblicate, sono le linee guida dell'INAIL, sono linee guida che dovranno dare indicazioni proprio per queste aziende per le quali è prevista la ripartenza da lunedì 18. Ecco, ma bastano così pochi giorni per dar modo alle aziende di organizzarsi in vista di un'imminente apertura? Assolutamente no. Questa dovrebbe essere stata un'apertura ragionata, programmata, per poter garantire tutte le condizioni per poter riaprire in piena sicurezza. In questo modo si rischia di dover fare le cose di fretta e di conseguenza poi avere delle conseguenze che speriamo non si verifichino. La referente sindacale CNA Turismo La Spezia, Valentina Figoli, comunica le richieste che CNA ha già avanzato al governo per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore turistico, ovvero l'introduzione del bonus turismo, contributi a fondo perduto per gli affitti degli immobili e per compensare il crollo del fatturato, un piano straordinario per il rilancio del settore, dotato di un fondo specifico per la promozione della destinazione Italia ed estensione delle concessioni demaniali fino al 2033 in tutti i comuni costieri per dare stabilità al segmento. E siamo nel mese mariano e ascoltiamo ora la riflessione quotidiana del nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Continuiamo il nostro cammino, un secondo passo nel silenzio di Maria. Questa volta siamo alla grotta di Betlemme. È avvenuto il grande evento, Maria ha dato alla luce il suo figlio Gesù e tante persone, diverse anche nella loro situazione sociale, i pastori, poi i magi, persone curiose che vanno a vedere dopo aver ricevuto il grande annunzio dell'angelo. E Maria, dice il Vangelo, custodiva tutte queste cose conservandole, meditandole nel suo cuore. Più ci si avvicina a quella grotta di Betlemme e più scende il silenzio. Prima il canto degli angeli, poi il mormorio dei pastori, poi il vociferare delle persone, ma quando si giunge lì si trova veramente il silenzio. Perché? Perché Maria tace, Giuseppe tace, ma lì è nata la parola. Lì veramente il silenzio vuol dire accoglienza di una realtà nuova. Sia anche questo per noi l'atteggiamento con cui vogliamo vivere il nostro momento interiore, ma un momento interiore che è cosciente di dover diventare un momento di testimonianza visibile per tutti. Partono oggi i lavori per il completamento della messa in sicurezza della strada provinciale della Rippa, Avezzano Ligure, una via di collegamento tra Valdivara e Valdimagra, diventata adesso ancora più fondamentale dopo il crollo del ponte di Albiano Magra un mese fa. Vediamo il servizio di Laura Ivani e le immagini sono di Davide Morina. 320 giorni di cantiere per completare il secondo e il terzo lotto della strada provinciale della Ripa, questa SP31 su cui si lavora da tempo, c'è un importante finanziamento anche in questo caso della Regione Liguria e un'importante risposta a un territorio che anche dal punto di vista viabilistico, lo abbiamo visto con il crollo del ponte di Albiano, ha veramente delle criticità ancora irrisolte. Beh, direi che la Ripa era fondamentale prima, oggi a 30 giorni dal crollo del ponte di Albiano è ancora più strategica e quindi è fondamentale che le risorse tante e 8 milioni di Regione Liguria vengano spese al meglio e bene e abbiamo voluto accelerare questo cantiere seppur in regime ordinario perché questa realizzazione del secondo e terzo lotto io credo che saranno fondamentali anche per dare stimolo alla ricostruzione del ponte di Albiano che deve essere, come dire, ricostruito nel
nel minor tempo possibile, perché questa è una zona fondamentale di collegamento cerniera fra la città, la Val di Vara e la Val di Magra, e la rappresenta bene questa infrastruttura, che è difficile da mantenere e da costruire, ma è evidentemente altrettanto strategica come tante altre che attendiamo anche in un dialogo col governo, evidentemente. Ovviamente il riferimento è anche a quel che riguarda il ponte di Ceparana a Santo Stefano Magra, che è molto atteso da questa parte del territorio. Sì, il riferimento è a quell'opera come questa, come altre minori, come ad esempio alcune rampe che possono essere collegabili sulla A12 per dare sfogo in questo momento a dei cittadini che dalla parte toscana verso la provincia di Massa-Carrara sono inibiti dopo il crollo del ponte di Albiano. Direi che fa parte di un ragionamento fondamentale che ha trovato condivisione nei sindaci, ha trovato condivisione nella provincia, trova ampia condivisione nella regione. Il ponte, l'8 1 della bretella Ceparana Santo Stefano, vede oggi un finanziamento di 15 milioni, è a favore della provincia della Spezia, che è indicata come ente attuatore, e potrebbe essere una soluzione alternativa e complementare al ponte, alla ricostruzione del ponte di Albiano, che andrebbe assolutamente messa in campo, io dico, non in regime ordinario, ma chiediamo di poterlo fare in regime straordinario per realizzare con minor tempo quello che è già finanziato. Finalmente parte anche questo secondo lotto con tempi più accelerati rispetto a quello che era previsto, proprio in virtù della caduta del ponte di Albiano. Con la regione abbiamo lavorato per trovare una soluzione che facesse veramente ovviare al semaforo e quindi all'introduzione del traffico per quest'area. Il nostro appello è proprio quello di dare la possibilità di utilizzare la procedura d'urgenza, la semplificazione normativa anche per la bretella Ceparana-Santo Stefano, che a questo punto diventa una necessità impellente. Non possiamo aspettare 6-7 anni in questa situazione, perché ogni volta che ci sarà o un brutto tempo o un incidente o un ponte che deve fare manutenzione, la nostra provincia verrà tagliata in due. Ascoltiamo ora le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella conferenza stampa di oggi. Questi sono i numeri che continuano a darci in qualche modo il segno che siamo sulla strada giusta e soprattutto che le misure di contenimento sociale prima, ma anche dal 4 di maggio, evidentemente avendo ormai raggiunto un certo periodo di tempo, vuol dire che le regole, la distanza sociale, l'uso della mascherina, insomma tutte quelle regole di profilassi che abbiamo più o meno imparato, stanno effettivamente dando un loro contributo alla salvaguardia di tutti noi. Proprio di regole parliamo in queste ore con le categorie, oggi si è molto parlato, c'è anche l'assessore Scaiola in conferenza stampa, ve ne parlerà subito dopo di me, delle cosiddette linee guida, dei documenti tecnici di INAIL che via via si stanno rilasciando a Roma per la ripartenza di molti settori dell'economia. Quelle riguardanti gli stabilimenti balneari in tutta franchezza ci hanno lasciato con qualche perplessità, le stiamo analizzando e strutturando insieme ai balneari della nostra regione, augurandoci di riuscire a trovare ovviamente un compromesso accettabile tra la tutela della salute, che è sempre prioritario, ma anche le capacità di un'impresa di poter riaprire a costi sostenibili. Così come faremo sulle linee guida di commercio, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, mercati, di cui abbiamo parlato proprio adesso col sindaco Ucci in qualità di presidente dei sindaci della regione. Domani se ne occuperanno ad Anci e nel pomeriggio continueremo questo confronto. Come sapete è molto importante, perché dovremo definire le regole con cui tornerà ad aprirsi Regione Liguria. Conto entro giovedì di mandare a Roma l'elenco delle attività che intenderemo aprire. Giovedì, come sapete, sarà anche il giorno della prima analisi del nuovo sistema di elaborazione dati e mi auguro che i dati come quelli che vi ho dato oggi ovviamente ci consentano scelte come dire più facili da questo punto di vista, visto che stanno continuando a calare. La nostra intenzione ovviamente è di un'apertura importante nella giornata di lunedì, che preveda sicuramente i negozi, che preveda sicuramente bar e ristoranti ove siano in grado di mettersi in regola con le norme di sicurezza, che preveda i mercati rionali insieme alla merceologia
dei negozi, che preveda ovviamente gli stabilimenti balneari, che preveda gli artigiani della cura della persona. Insomma, un'apertura massiccia, poi ovviamente si lavora sulle regole. L'Unione Sindacale Vigili del Fuoco, attraverso una lettera indirizzata al Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, esprime il suo disappunto per, si legge nella nota, la fine dell'elisoccorso Ligure. I Vigili del Fuoco hanno, prosegue la nota, da sempre svolto il servizio medico di emergenza con elicotteri e il servizio di elisoccorso tecnico-sanitario, per una cifra di 1,8 milioni circa contro i 3,6 milioni circa del servizio privato. Il 30 giugno finirà la convenzione e il matrimonio tra 118 e Vigili del Fuoco e si metterà una pietra tombale sul futuro dell'elisoccorso totalmente pubblico. Nella nota viene espresso inoltre il disaccordo in merito alla proposta di unire l'operato del Corpo Civile ad un profitto privato. I Vigili del Fuoco si dicono pronti a scendere in piazza per denunciare lo sperpero di denaro pubblico, che in questo periodo è una risorsa fondamentale. E il Consiglio Comunale di Levanto concede una serie di modifiche al regolamento sull'occupazione degli spazi pubblici, che renderanno la vita più facile ai titolari e ai gestori delle attività produttive e commerciali del Paese. Anche in considerazione del nuovo assetto determinato dalla riqualificazione dell'area centrale del Paese, spiega il vice sindaco Luca Del Bello, abbiamo ritenuto opportuno procedere ad una revisione generale del regolamento sull'utilizzo degli spazi pubblici. L'obiettivo è recepire l'esigenza manifestata dagli operatori del settore di avere procedure più snelle e di facile applicazione, a maggior ragione in un periodo in cui dovranno affrontare le difficoltà connesse alla ripresa delle attività dopo l'emergenza. In queste condizioni è ancora più giusto che l'amministrazione faccia la sua parte e offra un aiuto tangibile, mettendo a disposizione anche le professionalità degli uffici comunali. Il Comune di Bonasola comunica la riapertura della pista ciclopedonale Mare Monti per attività sportiva nel tratto tra il Comune di Bonasola e quello di Framura, così come nel tratto tra il Comune di Bonasola e quello di Levanto. Rimane però il divieto di permanenza sulle spiagge. Seconda puntata questa sera con l'angolo del FAI. Questa volta il direttivo della delegazione FAI La Spezia ci condurrà alla scoperta degli affreschi dell'antico refettorio del convento dei frati olivetani alle Grazie. Prossimo appuntamento sabato prossimo con il Museo Navale della Spezia. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini. Papa Eugenio IV riconobbe nel 1436 agli Olivetani l'Eremitorium, la chiesa intitolata alla Vergine delle Grazie nelle vicinanze di Porto Venere. I frati accolsero il culto ricevuto in eredità e inglobarono l'antica chiesetta che ospitava l'immagine mariana del terzo decennio del secolo XV all'interno di un più ampio edificio che comprendeva il piccolo cenobio. L'antico assetto del convento è oggi poco percepibile a causa dell'allontanamento dei monaci dopo il 1798 e le successive trasformazioni che portarono a nefaste conseguenze sulle decorazioni murarie, in parte recuperate con i recenti restauri. Il restauro è stato condotto da Pininfarina, che ha realizzato anche quello dell'ultima cena di Leonardo. Il refettorio, che fungeva da sala capitolare, venne dipinto da Niccolò di Lombarduccio, di origine corsa, collaboratore del pittore lombardo Mazzone. Il corso, divenuto oblato olivetano, lavorò a lungo nel convento di Quarto e nell'anno 1490, giunto nel convento delle Grazie, si dedicò a dipingere il refettorio, dove realizzò il fregio decorativo che corre sulle quattro pareti, includendo in origine 28 oculi. Ne sopravvivono 10, recanti raffigurazioni di santi che alludono a fondazioni olivetane, tra questi San Bartolomeo in riferimento al monastero di Prato e Sant'Elena in riferimento a quello di Venezia. Su uno dei lati brevi dipinse la nota Crocefissione, il cui paesaggio sullo sfondo presenta una grande complessità, così da non avere paragoni nella pittura ligure coeva. Alla città turrita dai colori evanescenti si sovrappone una collina verdeggiante su cui si profila la chiesa di un convento, verso cui si avviano alcune figurette di monaci. Il paesaggio predominante comporta la riduzione delle figure in primo piano, 5 per parte, realizzate con sottigliezze compositive e una compiaciuta indagine nelle pieghe degli abiti che si ripete nella scheggiatura delle rocce.
Questi particolari conducono in direzione della pittura coeva di Padova e Ferrara e propongono una riflessione sulla pittura fiamminga mediata in ambito padano. I santi, che rappresentano i conventi olivetani, rivelano un'umanità sorridente, accarezzata da una luce diurna che esalta volumi e gamma cromatica. La ricca decorazione è forse dovuta a collaboratori che sostituirono il pittore quando fu richiamato al convento di Quarto. In conclusione vi ricordo che i programmi di Tele Liguria Sud sono consultabili alla pagina 150 del nostro televideo, mentre alla pagina 400 sarà possibile consultare la programmazione del giorno successivo della scuola in TV, in onda rispettivamente sui canali 171 di Luna TV e 274 Ecclesia per La Spezia e i canali 605 e 656 per Massa e Carrara. E per questa edizione è tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, il centro meteo della Liguria, e da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata. Una buona serata a tutti voi da parte di Limet. La circolazione sul Mediterraneo occidentale rimarrà depressionaria per tutta la settimana. Questo per la nostra regione si traduce in tempo nel complesso variabile, a tratti instabile. Possibile passaggio perturbato più organizzato nella giornata di venerdì, ma intanto il dettaglio per domani, mercoledì 13 maggio, molte nubi ovunque, al mattino probabili precipitazioni deboli o moderate su Imperiese in estensione al settore centro-occidentale. Variabili altrove, non si escludono parziali e temporanee aperture con momenti soleggiati. Al pomeriggio poi ritroveremo la nuvolosità più intensa, questa volta a Levante, associata a piogge o brevi rovesci, in particolare fra Genova e Tiguglio. Rimane incerto a Ponente, non si escludono residue piogge su Imperiese. I venti previsti sostenuti da Grecale sul Ligure Ovest, rinforzi a burrasca tra la notte e il mattino al largo di Capomele. Da est e sud-est sul settore orientale, forti al largo, specialmente al mattino. Il mare previsto fino ad agitato Ligure Ovest, tramosso e molto mosso altrove. Infine le temperature, che si prevedono stazionarie o lieve calo le massime, i valori del primo mattino sulla costa oscilleranno fra 12 e 16 gradi, le massime del giorno fra 17 e 19 gradi, nell'interno minime fra 16 e 12 gradi, le massime del giorno fra 12 e 17 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori informazioni come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e vi ricordiamo di scaricare e consultare l'applicazione gratuita Limet.